Insieme per l'amicizia. Direttore artistico Giampaolo Leone. Direttore tecnico Mariano Stefanelli. Coordinazione a cura Silvio Vitiello. Mixer audio Renato Palomba. Mixer video Isidoro Rombi. Mixer luci Tonino Garau. Conducono la serata Walter Lalli, Maria Dessì, Carmen Porricino, Alessandro Parodo. Signori, buonasera, buonasera a tutti. Mamma mia che emozione, mamma mia che emozione. Allora, questo è solamente l'inizio di questa bella serata insieme, una serata di beneficenza. Abbiamo sentito prima la voce fuori campo che annunciava i presentatori.
Io sono qui, mi presento da solo, Alessandro Parodo, ma come avete potuto notare non sono il solo, perché vi presento l'altro maschietto, cioè Walter Lalli. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Walter, ciao, come ci va? Facciamo tutto gli auguri bene? In diretta, buon okay. anno, eccolo là. Bene, e ne approfitto anche per fare gli auguri da parte nostra, dell'organizzazione, di tutti i cantanti, a tutto questo pubblico meraviglioso. E oltre agli auguri vi ringraziamo anche per il fatto di essere accorsi così numerosi a questa nostra manifestazione di solidarietà. Sì, perché quando c'è di mezzo la solidarietà, in questo caso si unisce la passione per la musica, i tecnici mettono la loro passione e solidarietà vanno pari passo, perché quando c'è da dare si dà veramente tanto, e noi questa sera cercheremo sicuramente di dare il nostro massimo, va bene? Ci proviamo e cercheremo di avere una serata che speriamo sia una di quelle serate indimenticabili. Sì, come certo. avrete sentito dall'annuncio, accanto a me nella presentazione delle canzoni che andremo ad ascoltare ci sarà, e vi chiedo di accoglierla con un applauso, Maria De Sì. E insomma, ma anche io mi difendo bene, perché faccio la stessa cosa con Carmen Porricino. Adesso cercheremo di spiegare come evolverà, come si svolgerà la serata. Maria, prego. Esatto, allora la serata è stata organizzata per destinare il ricavato all'Opera Pia San Vincenzo De Paoli per la Casa dell'Amicizia. L'obiettivo è quello di acquistare una lavatrice industriale che costa abbastanza, però si dice che siamo sulla buona strada grazie a enti pubblici, sponsor, comuni cittadini sempre sensibili alla solidarietà. Infatti tutti abbiamo contribuito alla realizzazione di questa serata, non solo dando la disponibilità ma anche la presenza, quindi tutto lo staff, gli organizzatori, i cantanti e anche i presentatori sono stati generosi come voi qui presenti questa sera. E passiamo subito ai contenuti della serata. Beh, diciamo che intanto la serata è un percorso canoro, ecco, ripercorriamo quindi la storia del Festival di Sanremo a partire dagli anni 60 fino agli anni 90. Partiremo subito con gli anni 60. Per poi passare agli anni 70, 80 e 90. Sì. Gli anni 60, i mitici, quelli che hanno rappresentato la Beat Generation, la musica pop, che diventano il nuovo modo di espressione dei giovani che si identificano nei loro idoli musicali. Sono gli anni del boom economico, della dolce vita, che non è limitato soltanto al maglione. Si vedono i primi radio transistor e alla radio nasce una trasmissione come Tutto il calcio minuto per minuto. In televisione partono le prime trasmissioni di Tribuna Politica e l'indimenticabile Non è mai troppo tardi del professor Manzi. Sono gli anni dove inizia l'avventura dei Beatles e dei Rolling Stones, e anche a Carloforte nascono dei gruppi, dei complessi, i Lords, i Varani, gli Sparvieri, che oltre ad esibirsi nell'isola ebbero successo anche al di fuori dell'isola, della nostra isola. Negli anni 60 l'uomo passeggia sulla luna, nasce la minigonna, sono gli anni di Studio 1 e dei Dada Umpa della Kessler. Gli anni di Sanremo sono allegri e spensierati, si ricorda l'esordio di Mina, di Celentano, le quattro grandi vittorie di Domenico Modugno, della Cinquetti, di Endrigo e tanti altri. È stato un decennio che ha portato qualità e non solo canzonette. Bene, finiamo con le chiacchiere e passiamo subito alla presentazione della prima canzone. Lascio a te il compito, Maria. Grazie, grazie Walter. Allora partiamo con l'anno 1966, anno della musica beat, la musica dei capelloni. Fu l'esordio della Caselli e il debuttante Lucio Dalla venne eliminato, come pure il veterano Gino Paoli. Vinsero Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti con Dio come ti amo. E questa sera Dio come ti amo la canta Beppe Leone.
che vanno verso me, sembra un fazzoletto di piatti che salutano il nostro re. Dio, come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che adorano l'inverno. Noi due innamorati come nessuno, Dio, come ti amo, mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te, l'amore mio per te. Dio, come ti amo, mi viene veramente da piangere. In tutta la mia vita non ho mai provato un bene così. Così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te, l'amore mio per te. Dio, come ti amo, Dio. Bravo Beppe, bellissima. Grazie. Interpretazione, come grazie. Al solito. Bravo Beppe. Nel 1967 vincono Claudio Villa e Diva Zannicchi con il brano Non pensare a me. L'edizione del 67 si tinge un po' di tristezza. Infatti durante la manifestazione, lo svolgimento della manifestazione, Luigi Tenco si toglie la vita e mette un po' così, in quella manifestazione che era stata piena di brani importanti, mette un po' di tristezza. Un'altra canzone spopolò di quella edizione e era cantata da Don Bachi e Johnny Dorelli. Il titolo del brano è L'immensità e vi verrà proposta da Nino Porcu. Per
io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno io saprò essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo. Di quel cielo. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me. Per me che sono nullità nell'immenso. Auguri a tutti, grazie. Bravissimo Nino, bravissimo, ci vediamo dopo. Allora andiamo avanti ancora, anni 60, l'anno 1964, l'anno del trionfo della Cinquetti in coppia con Patrizia Carli, non ho l'età. In questa edizione vennero abolite le graduatorie, infatti niente secondo e terzo posto. Una delle più belle canzoni non solo di Sanremo ma di sempre non arrivò alla finale, scritta da Calabrese e Rossi, e Se domani, la canta stasera per noi Luciana Leone. Solo te
se domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta. Se domani, e sottolineo forse, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. Brava, bravissima. Edizione di qualità, la 16ª del Festival di Sanremo. Vince una copia formidabile, straordinaria quasi. Sergio Endrigo e Roberto Carlos con Canzone per te. Qualità dimostrata anche dai cantanti, gli stranieri che parteciparono a quella edizione. E in copia con Tony Del Monaco, Dionne Warwick presentarono una splendida canzone, poi ripresa da tanti grossi nomi della musica italiana. Una canzone firmata da Mogol, Limiti Isola. La canzone è intitolata La voce del silenzio. Questa sera la canta per noi Tonio Lussoro. Solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
sai. Ma ci sono cose in silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha molto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, tu non avevi perso, tu non avevi perso. Grazie. Bravissimo Tonio, complimenti. Siamo arrivati all'ultima canzone del decennio anni 60. Introduciamo adesso il nostro primo ospite. È una bambina piccola piccola, Elena Cambiaggio. Sicuramente emozionata, ecco, perché è la prima volta che si presenta davanti a così tanta gente. Elena, questa sera sì, ci presenta un brano che è un simbolo di questo meraviglioso decennio della musica italiana. Infatti Elena Cambiaggio canta per noi Non ho l'età. Se tu vorrai,
Brava Elena. Bravissima. Brava. E penso che Elena meriti un doppio applauso, perché oltre a sapere tutta a memoria la canzone Avevi il foglietto per sicurezza, purtroppo è successo che la base sulla quale lei si è preparata è stata danneggiata nel pomeriggio, quindi lei ha cantato su una base diversa, e quindi se qualche attacco, qualche tonalità, ma l'ha provata una volta soltanto un'ora prima della manifestazione. Quindi bravissima, bravissima, un doppio applauso, brava. Ci siamo anche noi, eh. Come va? Oh, di nuovo buonasera, buonasera. Ma guarda che bello. Ogni tanto, come l'epoca, bisogna cambiare anche i presentatori e le valette. Come va? Tutto bene? L'inizio dell'anno tutto a posto? Sì? Entusiasmo, ragazzi. Ragazzi, allora, adesso parliamo degli anni, ovviamente si scherza, parliamo degli anni 70. Parliamo degli anni 70 e diciamo che le edizioni degli anni 70 furono determinate da eventi spiacevoli e di contestazione. Ricordiamo per esempio lo sciopero dei cantanti nell'edizione del 1972. La crisi a Sanremo si fece sentire e per diversi anni il festival non era più l'evento nazionale. I primi anni del decennio vanno ricordati per i grandi successi di Nicola Di Bari. Anni difficili con grandi manifestazioni studentesche, avvento del femminismo e l'esplosione delle droghe pesanti. Sono gli anni della lotta armata, sono gli anni dell'austerity con gli italiani a piedi e le auto che circolano a targhe alterne. Sono gli anni della fine di Carosello, pensate, l'ultimo spot è quello della Stock. Sono gli anni di Canzonissima, delle Hit Parade, di Rischia Tutto, di Portobello. Sono gli anni che quando dovevi fare una puntura, lo ricorderete tutti, prima si doveva far bollire la siringa. Succedeva così. Sì, era una perdita di tempo, tra l'altro. Vabbè, comunque, era il 1976 e la maggior parte degli uomini giravano con il borsello, in chiesa le donne indossavano il velo. Sono gli anni dove le palline click-clack, non so se le ricordate, ci rompevano letteralmente i polsi. Sono gli anni del gioco del 15 che ci faceva dannare. Apriamo il blocco degli anni 70 con il primo brano, ma di questo ovviamente ce ne parla Carmen. Io comincio col parlarvi dell'anno 1971, e cioè l'anno della 21esima edizione del Festival di Sanremo, in cui vi furono 24 canzoni in gara e 48 cantanti. In questa edizione vinsero Nicola Di Bari in coppia con Nadia, grazie alla canzone Il cuore è uno zingaro, e i nostri autori per questa serata dedicata alla solidarietà hanno scelto un brano molto bello, ma soprattutto molto coinvolgente, che per noi questa sera verrà cantato da Walter Lalli. Un attimo prima di iniziare, il periodo dei raffreddori, degli abbassamenti di gola, e Giampaolo e Mariano, ai quali chiedo di fare un applauso, quando mi hanno contattato per presentare la serata mi hanno detto: ma nel caso qualcuno dovesse non farcela, la canti una canzone. Dico la verità, non è che abbiano impiegato tanto a convincermi, a me piace, quindi sono qui stasera, però gli ho detto proviamo, fatemi cantare una canzone che conoscono tutti, perché così nel caso io dovessi trovarmi in difficoltà il pubblico potrà aiutarmi. Quindi a prescindere dal potermi o meno trovare in difficoltà, vi chiedo, se volete, se ne avete voglia, di aiutarmi almeno nel ritornello. Va bene? Grazie. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Tutti insieme. Che sarà, che sarà, che sarà?
che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove, quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una degna il paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. E sarà, sarà. Grazie. Grande, grande, bravo, ma bravissimo direi il nostro Walter Lalli. E abbiamo salutato prima giustamente gli ideatori di tutto, di tutta questa manifestazione. Salutiamo anche chi lavora e non si vede, nel senso i nostri tecnici, tutti quanti. Facciamo un applauso a loro: Renato, Carlo, Isidoro, Tonino, tutti, tutti, nessuno escluso. Non vorrei rischiare, insomma, di fare figuracce, ma veramente non escludo nessuno da questo saluto. Siamo negli anni 70. In questo preciso momento il salto lo facciamo proprio nel 1970. Una piccola curiosità: quell'anno vinse una coppia formata da Adriano Celentano e Claudia Mori, con una canzone che poi è diventata famosissima, che era "Chi non lavora". La sapete, sì, la canzone è quella. Chi non lavora non fa... Ma la conoscete anche come canzone, sì? Chi non lavora... Ce n'è gente che lavora qua, sì? Allora, adesso, dicevamo, la canzone vincitrice era quella. E, una piccola curiosità. Celentano fece fermare l'orchestra perché si era dimenticato le parole, e questa è una cosa che insomma non ci stupisce considerato il personaggio. Però cambiamo completamente genere, rimaniamo nel 1970 e diciamo semplicemente che in quell'anno ci fu un'ottima performance dei Camaleonti abbinati alla grande Ornella Vanoni. Salvatore Garau questa sera qui per noi canta Eternità. Salvatore Garau. E come Celentano porto anche io le parole. No, volevo dire che in quegli anni 70, aspetta un attimino Renato, nasce un gruppo a Carloforte, qualcuno se lo ricorda perché si facevano anche i veglioni, La Nuova Espressione, nasce nel 75 con l'amico Nino Porcu, Gianni Peloso e altri. Nel 75 nasce La Nuova Espressione. Grazie, puoi andare. Stare qui al sapore dell'eternità,
dopo aver amato te. Io ti guardo mentre dormi accanto a me, non ti sveglierò, oh no, 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 perché tu sorridi un bel sogno, forse ora c'è dietro le ciglia chiuse. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrò bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Resto qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò, oh no, 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 perché tu sorridi un bel sogno, forse ora c'è dietro le ciglia chiuse. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla città che dorme, per lei vivrò e quando avrò bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Eternità spalanca le tue braccia, io sono qua ad asciugare. Grazie. Eternità. Io sono qua. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Ancora anni 70, ma in particolare l'anno 1972. In quell'edizione si ritornò purtroppo all'esibizione di un solo cantante e inoltre al Festival di Sanremo vinse ancora Nicola Di Bari, però con la canzone I giorni dell'arcobaleno, mentre al secondo posto si classificò Peppino Gagliardi. E proprio di Gagliardi questa sera proponiamo una sua canzone stupenda che si intitola Come le viole, che sarà cantata per noi da Luciano Granara. Da che parte? Le viole qua giù, ma non hanno colore verde.
quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi. No, non c'è più. Come le viole anche tu ritornerai. Te riporterai avevi la mia vita dalle tue braccia, me ne sei andata non so, me ne sei andata con dai sogni miei. Chissà, tu piangerai, quando il mio amore non so, tu capirai. Rifioriranno tante primavere, come le viole anche tu. Rifioriranno tante primavera, come le viole, tu ritornerai. Grazie, grazie, buon anno a tutti, grazie tante, meravigliosi. Buonasera. Luciano, ma la tua prima attività non è dare il bianco e cantare, eh? Perché ha cantato bene, io glielo estenderei questo applauso, ragazzi. Grazie. Perché la classe non è acqua, è pittura. Grazie, eh? Bravo. Lucien, give me five, all right. Grazie, Luciano. Allora, dal 1972, un salto un pochino più avanti, sei anni dopo, siamo nel 1978, quell'edizione del Festival di Sanremo viene vinta da un grande gruppo, risponde così al nome di Mattia Bazar con E dirsi ciao. Al secondo posto, ed è qui la novità, perché è anche il suo debutto, si presenta una giovanissima Anna Oxa in versione punk, molti di voi sicuramente la ricorderanno questa sera. Di Fossati, Guglielminetti, un'emozione da poco, la canta per noi Tiziana Cherchi. Buonasera. Che cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per te,
sole. Pensare che vivresti benissimo anche senza. C'è una ragione che cresce in me e una paura che nasce. Normale che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la nezza differenza fra chi c'è l'amore e la più stupida pazienza. Noi tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà. Pensare che vivresti benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia indifferenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà. Tiziana Kerchi, con questa canzone, dicevamo seconda classificata a quel Sanremo 1978, un'emozione da poco, insomma è un'emozione da poco anche stare qui, eh? Che ne dici Giampaolo? bello. Allora, adesso io voglio dire una cosa importante. Tra pochissimo ci sarà una breve pausa, un breve intervallo, e quindi avrete la possibilità di mangiare anche qualcosina uscendo qua fuori. Ci sono delle buone crostate che posso garantire io, che modestamente me ne intendo. Allora, adesso facciamo un pochino di spazio, va bene? Cosa possiamo fare? Allora, questo io lo spengo, non posso spegnerlo perché chiaramente per esigenze tecniche magari lo spostiamo. Allora, grazie. Allora, vediamo un po' cosa succede. C'è un momento di intrattenimento, perché non si canta solamente così per beneficenza questa sera, ma si balla, ma così le idee un pochino più chiare ce le dà la nostra Carmen. Finalmente siamo arrivati al secondo ospite della serata, che non è stata più di un cantante, ma di un gruppo di bravissime ballerine che ci presenteranno un medley che riassumerà alcune musiche che hanno caratterizzato questi quattro decenni, cioè gli anni 70, gli anni 60, 70, 80 e 90. Dopo l'esibizione delle ragazze della scuola di ballo A Time for Dancing, diretta dall'insegnante Gabi Siffredi, come ha già detto Alessandro, ci sarà un brevissimo intervallo. Prego. Oh, allora, sono ben accette chiaramente le offerte, quindi piano piano insomma ci organizziamo anche da questo punto di vista.
Naturalmente ringraziamo tutti quanti voi per essere qui con noi questa sera, perché la serata di beneficenza chiaramente la facciamo tutti insieme. Grazie ancora, buon proseguimento. Se è tutto pronto, prego la regia di mandare la musica. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Come on, everybody. Twist is back again. Are you ready for twist? Anyone? Oh, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again.
È semplicemente fantastico. Brave, 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 veramente. Brave, e grazie per essere state con noi. Salutiamo Gabi, c'è Gabi? Va bene, la salutiamo con tanto affetto. Allora, adesso abbiamo qualche minuto di pausa, ripeto, avete la possibilità di mangiare qualcosina qua fuori, ci sono le crostate. Questo significa che ci ritroveremo fra quanto? Fra pochissimo? 5 minuti? Dice 5, facciamo anche 10, vai. Signori, buon proseguimento, a tra pochissimo, state sempre con noi. Allora, signore e signori, si riprende questa nostra serata, serata di beneficenza, ricordiamo, per la Casa dell'Amicizia, una serata dedicata alle varie edizioni del Festival di Sanremo dagli anni 60 fino agli anni 90. Siamo negli anni 80. Gli anni 80 furono anni incisivi per il rilancio del festival, si produssero più spettacoli e si ritornò a parlare della canzone italiana. Furono diversi i cantanti che decretarono il loro successo agli inizi degli anni 80, ricordiamo per esempio Vasco Rossi, Zucchero, Eros Ramazzotti. Sono gli anni questi dove inizia la produzione italiana della musica dance. In TV debuttano spettacoli come Drive-In, Indietro Tutta, Fantastico. Sono gli anni dei paninari, venne introdotto il numero verde, sono gli anni dove l'Italia del pallone vinse i mondiali di Spagna 82. Sono gli anni soprattutto dell'attentato al Papa Giovanni Paolo II e della caduta del muro di Berlino. Come va? Bene, bene. Emozionato, un applauso ci vuole. La prima volta, ragazzi, la prima volta, e sta andando alla grande la nostra Carmen. Che ci dici degli anni 80, Carmen? Allora, l'anno 1981, e cioè l'anno in cui vinse Alice grazie al brano Per Elisa di Battiato. Inoltre, nello stesso anno debuttarono tantissimi cantanti che poi divennero dei cantanti di successo internazionali, come per esempio Fiorella Mannoia e Michele Zarrillo. Per rappresentare quell'anno abbiamo scelto un brano scritto da Luca Barbarossa che si intitola Roma spogliata e che questa sera per noi verrà cantato da Lello Grosso. Un applauso, grande Lello. Grazie Beppe. Da debe do da, da debe do da, da debe do da, da debe do da. Quell'inverno l'odore di caffè negli autobus era di rito. E la pioggia non cadeva giù per caso, né per gioco. Nei cinema Hollywood cantava la nostalgia. Un po' bagnato guardavo per la strada la gente mia. Roma puttana, 4 dischi, un gatto, una serata strana. Spogliata dei suoi tanti amori, dei suoi vecchi fiori. Roma fatata, lasciami cantare una serenata. Da te vedo da, da te vedo da. Nelle macchine appannate dei discorsi sul carnevale, bambini disegnavano spauriti i loro cuori. E i tedeschi vestiti come al mare fan tremare le signore coperte di animali sempre più rari. Roma venduta per 2 soldi a una vecchia americana. Nascosta sotto il fumo nero dei nostri cannoni. Roma incantata, lasciami suonare una serenata. Da te
te vedo da, da te vedo da. Quell'inverno, quell'inverno, se la mente non mi inganna, era d'estate. Chiama i giri, che le quattro anche stanotte sono arrivate. Roma sorella, quante volte son partito e ritornato. Roma mia madre, occhi tristi che non m'hanno abbandonato. Roma svampita, calze a rete, tacchi a spillo e un po' di vita. Roma ingannata dai suoi tanti amori, dai suoi vecchi fiori. Roma spogliata, lasciami cantare una serenata. Da te vedo da, 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 da te vedo. Grazie. Bravo Lello, Lello, il nostro Lello Grosso con questa canzone 1981. Grande, grande, grande Lello, è un anno eccezionale, sicuramente come lo è anche il 1989, quindi siamo 8 anni più avanti. Una bella canzone, Ti lascerò. Ti lascerò è sicuramente una canzone meravigliosa, siamo appunto nel 1989, ma quella che sto per presentare è una canzone che segna il ritorno di una grande voce che è quella di Mia Martini. Il suo brano si segnalò come uno dei migliori di quell'edizione, non vinse però, venne premiata dalla critica. Si tratta di Almeno tu nell'universo. A cantare questa stupenda canzone doveva essere Lucia Alimonda, che purtroppo non si sente molto bene, quindi doveva essere qui con noi questa sera, e la ringraziamo per la disponibilità anche con questo applauso. Grazie, grazie Lucia. Ma questa sera abbiamo tante, tante risorse. Caterina, tra poco scoprirete quale, molti di voi la conosceranno senz'altro, si è messa a disposizione, bastata solamente una prova per ottenere il risultato che sentirete tra pochissimo. Caterina Rivano canta Almeno tu nell'universo. Buonasera a tutti. Si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità e poi menti a noi senza serietà. Soddisfatta, cambia idea improvvisamente quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente. Che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo a
far sì che la mia mente si riempa di concetture e di paure inutilmente. Ancora anni 80 e nel 1981 Fiorella Mannoia esordì con la canzone Caffè Nero Bollente e grazie a questa si fece conoscere al grande pubblico e suscitò anche dei consensi da parte della critica. Poi successivamente ritornò nel 1987 e si presentò con un brano bellissimo firmato da Enrico Ruggeri che si intitola Quello che le donne non dicono. E mentre nel 1987 questo brano fu cantato da Fiorella Mannoia, per noi questa sera verrà cantato da Tina De Sì. Da Maria De Sì, scusa. La sore. Silenzi, che familiarità.
poi, ma non li sentiamo più. Se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento, ma noi no. E se ci confondiamo un po', è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare. Potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ci diremo ancora un altro. Sì, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare. Brava, brava Maria, tra l'altro e complimenti anche da parte mia perché è la prima volta che la sento cantare, devo dire straordinaria, grande, grande, grande. Allora, possiamo paragonare questa serata ad un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso la musica nell'Italia di Sanremo. Ci fermiamo questa volta nel 1988, nonostante la già lunga carriera alle sue spalle, questo personaggio partecipa nel 1988 vincendo, quindi dopo tanto tempo, tanti anni di carriera, partecipa solamente in quell'anno, vince, anzi cosa dico, stravince. Stiamo parlando di Massimo Ranieri con un pezzo veramente di grande impegno, un pezzo di grande intensità che si intitola Perdere l'amore. Il nostro Massimo Ranieri questa sera qui è Mariano Poma, Perdere l'amore. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo, non chiesi mai chi è, perché scegliesti me, né che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire per scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore quando si fa sera, quando
sopra il viso c'è una nuca che non c'è. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei più sentito a niente. E vorrei forte il suo cuscino, dire tutta colpa del destino, se non ti ho vicino, perdere l'amore, maledetta sera, che raccoglie i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani un giorno nuovo, ma ripeti non me la Finalmente siamo arrivati al terzo ospite, un ospite giovanissimo, infatti è la volta di Davide Napoli. Posso accompagnarlo, sì? Eccolo qua, un altro giovanissimo. E questo sì che va forte, questo sì. Aspetta, dimmi un po', ci siamo più o meno? Ci siamo? Bene. Aspetta un attimo. Mi hanno detto che sei un professionista, lo sai tenere anche in mano tranquillo, tranquillo, come se niente fosse. Allora, glielo faccio voltare. Oh. Mica. Ma chi era Luis Miguel a confronto, mamma mia. Vabbè, ci siamo? Per okay. Davide gli autori hanno scelto un brano molto bello, accattivante e giovanile, e questo perché nel 1985 questo brano venne cantato da un ragazzo appena quindicenne. E infatti chi non ricorda Sanremo, Luis Miguel, quando cantava Noi ragazzi di oggi? E in occasione di questa serata dedicata alla solidarietà, Davide Napoli ci canta Noi ragazzi di oggi. Ci piangere
Bravo. Uno, vieni qua, stai qua. Allora, abbiamo un talento degli anni 3000, eh? No, vabbè, bravo, veramente bravo, complimenti, salutiamo anche mamma e babbo che ti hanno dato la possibilità di fare, il fratello e tutti quanti, veramente, dica? I nonni, salutiamo anche i nonni, giustamente, tutta la famiglia. Adesso, con Carmen e con il nostro Davide, come dire, ci congediamo, o meglio, lasciamo il testimone, passiamo dagli anni 80 direttamente agli anni 90 con Walter e Maria. Ciao, bravo, eccoci ancora qui, arrivati, come ha detto Max, agli anni 90. Il 90 ci prepara al 2000. È stato il decennio per il festival di molti cambiamenti. Per 10 anni la manifestazione veniva eseguita col playback, ritornano adesso le grandi orchestre e ritornano anche i grandi cantanti di peso stranieri. Ricordiamo la grandissima coppia Pooh di Bridgewater che cantarono Uomini soli. In Italia vengono ospitati i campionati di calcio del mondo. La Sony presenta la PlayStation e il telefono cellulare diventa ormai di uso comune, quasi considerato un accessorio indispensabile. Nasce la TV Sat di più e stream e il Tamagotchi, il pulcino virtuale da allevare e da accudire, ha un enorme successo. Il PC diventa molto più accessibile come prezzo e la macchina da scrivere purtroppo piano piano sparisce e viene abbandonata. Viene introdotto il gratta e vinci e nasce il Superenalotto e ahimè calano le giocate del famoso Totocalcio. Va bene, ma lasciamo perdere queste curiosità e passiamo subito alle canzoni e lascio a Maria presentare il primo cantante. Grazie Walter. Allora iniziamo subito con l'anno 1993. Presentarono Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Vinse Enrico Ruggero con Mistero per i Big e la Pausini con La solitudine per le nuove proposte. Renato Zero, che era tra i favoriti, fu subito eliminato. Però si sa, a Sanremo le polemiche sono di casa. E nell'occhio del ciclone, questa volta è Neck, che presenta il brano In Te, un brano anti-aborto. In quell'edizione però i Mattia Bazar presentarono una stupenda canzone, dedicato a te, e questa sera ce la propongono Mariangela e Nino Porco. Così devo cantare? Buonasera a tutti, auguri! Ho guardato un attimo negli occhi ed ho visto come sei, come sarai. Come sarai. Dedicato a te. Cosa non
Grazie! Bravi, bravissimi. O portuviamo. Il 1995 fu per il festival un anno ricco di emozioni e di fatti strani. Ricordate la scena di Pippo Baudo che salvò in diretta quella persona che voleva gettarsi dal palco. In quell'occasione Andrea Bocelli diventò padre la sera prima della finale e interpretò un pezzo che purtroppo arrivò soltanto quarto, ma che ebbe un successo internazionale incredibile. Questa sera questo brano, che è Con te partirò, verrà cantato da Francesco Garau. Partirò.
Grazie. Bravissimo Franco, bravissimo, complimenti. Allora andiamo avanti. Allora, un personaggio certamente diverso da Bocelli è stato Fiorello. Anche a Sanremo non riuscì a stare serio e immergersi nella parte di cantante. Si sa, lui lo spettacolo ce l'ha proprio nel DNA e la scena la tiene alla grande. Anche a Sanremo, quando presenta Finalmente tu. E per noi, per la serata della solidarietà, la canzone di Fiorello, Finalmente tu, viene proposta da Alessandro Parodo. Prego. Quegli immensi attimi rinchiusi nelle braccia tue. Corrono manovre incomprensibili che poi si perdono nel telefono. Quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile, il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu ti raccogli sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Dell'orologio e battiti che mi riportano. Beh, un attimo a ricordare i fremiti, irraggiungibile realtà. Ma tu dove sei? Voglio
occhi tuoi, gli occhi tuoi. Grazie. Bravo Alex, complimenti, bravo. Il 1992, parlando naturalmente sempre di Sanremo, sarà certamente ricordato per la meravigliosa interpretazione di Mia Martini nel brano Gli uomini non cambiano mai. Ci fu un altro personaggio in quella edizione che suscitò l'interesse sia del pubblico che della critica. Era Irene Fargo che presentò un brano in omaggio al grande Puccini. E il titolo del brano era Come una Turandot e questa sera ce lo propone Caterina Rivano. Forse un po' più. Ah, prendi questa. Grazie. Okay, prego. Buona serata.
Brava, brava. Volevo dire una cosa. Volevo fare gli auguri a mio figlio Nicola, che oggi compie 13 anni. Grazie. Auguri. Lo dovevo dire. Auguri Nicola, sono felice. Allora, siamo arrivati a presentare l'ultimo ospite della serata. Parliamo di Giusy Rossi, una debuttante come lo fu la Pausini nel 1993, quando presentò il brano La Solitudine e vinse proprio la categoria Nuove Proposte. Io vorrei accoglierla con un grande applauso, Giusy Rossi, che ci canta La Solitudine. Penso che per concludere la serata dal punto di vista di ascolto dei cantanti non potevamo scegliere brano migliore.
Siamo quasi pronti per il gran finale, però prima di passare al gran finale chiedo di venire sul palco il signor Franco Granara, presidente della Casa dell'Amicizia, e per il comitato dei familiari Silvio Vitiello. Buonasera. Al signor Granara chiedo che cosa ne pensa di questa serata e dello scopo, anzi, cosa ne pensa essendo presidente della Casa dell'Amicizia, però vorremmo sentire due parole da parte sua anche relativamente al coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, delle persone e di questo meraviglioso pubblico che ha accolto con tanto entusiasmo questo nostro richiamo. Io devo dirvi che mi sento veramente commosso perché i cantanti sono stati bravissimi, tutti, dal primo fino all'ultimo. E a me quello che ha fatto piacere è stato questo afflusso di persone che hanno sentito il nostro invito a venirci a dare una mano, perché abbiamo bisogno di tante cose. E come in tutti gli altri paesi che sono aiutati, noi purtroppo lo siamo meno. Allora abbiamo pensato di rivolgersi alla popolazione e questo è stato il richiamo nostro che è stato accettato. Beh, appunto, visto la presenza. Per cui ringrazio tutti. Poi devo ringraziare soprattutto Silvio e anche Giampaolo. Vedi Giampaolo, vedi. Infatti Giampaolo. Perché Giampaolo è stato veramente... Mariano che l'ha imboscato. Ah, Stefano, lì è lui, lui si è goduto lo spettacolo da là. Io ero a lavorare qui dietro. Mariano. Lo ringraziamo comunque. E allora sono stati loro gli autori di questo bellissimo spettacolo che pare, a me sembra che sia piaciuto a tutti. E devo ringraziare tutta la popolazione e anche l'amministrazione comunale, perché mi ha fatto piacere che siano stati presenti a questo spettacolo e hanno dato da vedere a tutti che sono con la Casa dell'Amicizia, perché noi abbiamo bisogno del Comune se vogliamo andare avanti. È giusto. Ecco, il Comune deve starci vicino. La prima persona è il Comune. Poi tutto l'altro che cerchiamo di racimolare noi. Va bene, certo. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie di manifestazioni per la solidarietà. Adesso a Silvio, che è il rappresentante per il comitato dei familiari, chiedo, insomma, a Silvio un po' l'organizzatore amministrativo, logistico della trasmissione, chiedo come sono andate le cose, se i risultati sono soddisfacenti, se abbiamo raggiunto lo scopo, insomma, un po' di cose. Una piccola precisazione vorrei fare. Io sono rappresentante dei familiari e lavoriamo a favore della Casa Amicizia e degli ospiti che ci sono dentro, cioè quei vecchietti, nonni, diciamo, che praticamente sono lì tranquilli, sono accuditi. Però non rappresento io il comitato dei familiari, cioè solo i familiari. Insieme a me ci sono i Giovani per un Mondo Unito. Chiedo scusa, ma è quello che avevo scritto qui, quindi per quello ho detto. No, è perché hai ragione. Ok, va bene. Molte volte si confonde. È giusto dirlo, è giusto dirlo, e anche il personale. Il personale è molto importante, perché io non potrei fare quello che faccio se non ci fosse il personale della Casa dell'Amicizia che tratta questi anziani come veri genitori, come veri genitori. Io vi invito tutti quanti alla festa che faremo quando consegneremo la lavatrice. Io voglio far vedere come sono accuditi gli anziani, come c'è pulito e quanta gioventù viene, perché questi ragazzi del Giovani per un Mondo Unito vengono e senza di loro non potremo fare niente, perché la buona volontà c'è, ma anche il numero di volontari che partecipano con noi per realizzare questo sogno. È un sogno grande per noi. È il secondo obiettivo che ci siamo prefissati noi. Il primo erano i condizionatori. Abbiamo comprato 3 condizionatori, funzionano benissimo e va tutto bene. E insieme a quei condizionatori abbiamo regalato anche una piccola lavatrice. Una lavatrice normale, quella familiare, perché quella grossa si era guastata. È andata in tilt anche quella.
il panico, non abbiamo lavatrice alla casa dell'amicizia. Io mi sono informato, ho cercato in giro un preventivo e mi hanno fatto un preventivo, ce l'ho qua. E sinceramente mi sono spaventato, non pensavo che una lavatrice costasse tanto. Sono andato da Mariano, da Giampaolo, gli ho detto voglio organizzare qualcosa, dobbiamo organizzare qualche cosa, io da solo non ce la faccio. Ho bisogno di direttori artistici della regia. Ecco, Mariano subito ha detto pensa tutto io, Giampaolo mi ha detto pensa tutto io. Io mi sono occupato dell'atto amministrativo, mi sono fidato di loro e senza dubbio non ho sbagliato a fidarmi di loro, senza dubbio non ho sbagliato. Voi siete qua e lo testimoniate, siete tutti presenti di questo grande successo e merito di Mariano e merito di Giampaolo. Io devo ringraziare ora tutti perché io sono andato al porta a porta delle istituzioni, da questo e dall'altro, mi hanno promesso i soldi, me li hanno dati. È una grossa cifra, vi dico una grossa cifra, in una serata non è possibile raccogliere quella cifra lì. Voi mi avete dato 2.000 euro, tutti voi mi avete dato 2.000 euro. La mutua, la società mutua mi ha messo a disposizione il locale, mi ha detto fai quello che vuoi, vai avanti, porta avanti il risultato. E io ringrazio la società mutua per tutto quello che ha fatto per noi. La Proloco si è incaricata per tutta la SIAE. La SIAE è gratis oggi, non abbiamo pagato una lira di SIAE. Io voglio ringraziare la SIAE e voglio ringraziare un altro. Abbiamo ottenuto 3.000 euro di sponsor che rimangono nell'anonimato, sponsor che oggi non abbiamo presentato, sono 3.000 euro di sponsor e questo è importante, hanno voluto tenere l'anonimato, io li ringrazio di cuore, ringrazio l'amministrazione di Carloforte che ci ha aiutato e ci ha sostenuto per portare avanti quest'opera qua e ringrazio voi che siete qua, che ci dite grazie e vi invito ancora una volta alla Casa dell'Amicizia quando arriverà la lavatrice industriale, siete tutti invitati. Allora Silvio si è allenato per fare questo discorso, si è allenato a Ballarò. Va bene. Allora dai. Comunque si è candidato perché da stasera è nato un nuovo partito e si chiamerà il Partito per l'Amicizia. Scusa. Isidoro, una cortesia, me lo mandi lo spot? Aspetta. Scusami. Ce l'abbiamo? Un attimo. Un attimo di pazienza. Sì. È una cosa molto importante, se vi è piaciuta questa serata e l'avete goduta a pieno non potete mancare quella che ci sarà il 5 gennaio, cioè fra 3 giorni, è molto importante, è una grande musical che parlerà dei Carlofortini, rivolta ai Carlofortini, io voglio che questo apprezzamento che avete avuto per questa serata ce l'abbiate anche per questo musical, vi ringrazio a tutti e mi auguro che parteciperete anche a questo appuntamento che è molto importante. Bene, adesso pronti, ringraziamo Franco Granara e Silvio per questo intervento. Adesso chiamerei sul palco tutti, presentatori, cantanti, organizzatori, tutti per il gran finale. Tutti i cantanti, tutti i presentatori. Allora, anche Giampaolo ha qualche ringraziamento ufficiale da fare. Visto che mi ha dato un microfono, non me lo muoio. Allora, io devo ringraziare. Intanto, scusate per l'abbigliamento da lavoro, ero lì dietro. E la cravatta, Walter, non ce l'ho fatta a metterla. Allora, devo ringraziare chi sta lassù, perché ci hanno permesso di fare tutte queste belle cose. Li ringraziamo con un applauso a Tonino, a Isidoro, a Carlo. In particolare gradirei un grande applauso, ma veramente grande, per il tanto, le tante ore che ha trascorso qui a preparare tutto a Renato Palomba. Fateli un grande applauso perché ci ha permesso di realizzare una serata così. Altri ringraziamenti vanno alle nostre emittenti perché la serata è stata ripresa radiofonicamente da Radio San Pietro e poi dall'altra emittente che abbiamo, la Teleradio Maristella. Quindi ci siamo coperti anche in questo senso. Ringraziamo il fotografo
signor Concas, e poi io devo ringraziare Silverio D'Arco, Carlo Cambiaggio, Roberto Leinardi, perché ci hanno montato quelle immagini che avete visto prima, e devo ringraziare anche chi ha fornito queste luci, che è Gianni Capurro. Io ho finito qua, ringrazio tutti perché siete stati bravi ad intervenire, adesso non parlo più, mi metto a cantare. Bene, allora approfitto ancora dell'occasione a nome di tutti per ringraziarvi e per riaugurarvi un felice 2010, un anno sereno, tranquillo, pieno di prosperità. E noi chiudiamo con quello che chiamiamo l'inno all'amicizia, che altri non è che l'amico è, e verrà cantato da Lia La Picca, accompagnata da un coro di 350 elementi. Quindi dobbiamo cantare tutti insieme. Come te, che non fa prediche, non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lo sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti e non era volte che rincorri l'impossibile, perché Luca, l'amico ma, sa per vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere, perché un amico punto e basta. Che a volte ti viene voglia di mandarlo via, però lui no, l'amico no, per niente al mondo io lo perderò, litigheremo sì, e lo sa lui perché è pure il mio migliore amico. A tutti, ai cantanti, agli organizzatori, ai presentatori, a chi ha lavorato dietro le quinte, agli elettricisti. Grazie. Al trucco e parrucco, alla sartoria, ai fonici. Grazie a voi tutti, grazie. Ciao. Alla prossima, buonasera. Ciao, grazie. Grazie a tutti, grazie.
parte. Una raccomandazione, sarebbe corretto se non si avesse fretta ad uscire in modo da evitare la calca alle porte. Intanto 5 minuti in più, 5 minuti in meno, una replica. Che replica? Ah, una replica, non si sa, non si sa. Ecco, vi chiedo di lasciare con tranquillità e con senza affrettarvi, onde evitare... Come? Ah, c'è stata una dimenticanza, Giampaolo però se l'hai ricordato, ringraziamo per gli addobbi floreali Lazzaro, quindi un applauso anche a lui, come al solito un bel palco fiorito e ben addobbato. Di nuovo grazie a tutti, buona serata e la volete cantare una canzone? Senza musica, però come viene viene, senza musica. Provo a intonare una canzone che conosciamo tutti, se sbagliamo è lo stesso. La più bella cosa che la vita ci può dare è la gioventù che piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo si abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ma se ci penso su, quello che mi manca resti sempre solo tu. Paese, sei come il primo amore, non ti si può scordare. Paese, sono stato ingrato, lei non dormiva se non ero ritornato. Paese, lei non capiva che in fondo non si vive solo per amore. No, lei non lo sa, paese mio, questa è la verità. La la la. Arrivederci, grazie, buona serata, buonanotte a tutti.